riprende esattamente dal punto in cui aveva lasciato l'Inter di Simone Inzaghi e non si può dire questo di settimana scorsa, del debutto, dove oggettivamente i nerazzurri erano partiti un pochinino a rilento, erano partiti un pochinino in salita con delle difficoltà, con un pareggio contro il Genoa che aveva visto l'Inter andare avanti e poi farsi riprendere nel finale da Messias, un Inter che era partita mezza mezza. E se magari settimana scorsa anche il Milan aveva pareggiato contro il Torino e oggi al banco di prova aveva perso, ha perso, effettivamente ci do il video, lo lascio qui in alto nelle schede, 2-0, anzi 2-1 contro il Parma, l'Inter invece doveva dare una risposta, perché l'Inter resta, almeno dal mio punto di vista, la grande favorita di questo campionato. Poi ce ne sono delle altre, cioè tipo la Juve per me è una favorita importante di questa Serie A, però l'Inter resta la grande favorita. E quindi dopo il pareggio contro il Genoa, che ci può sta un piccolo traballare destra-sinistra, no? Però la grande prova era oggi, perché l'Inter giocava in casa contro il Lecce, un match molto semplice dal mio punto di vista sulla carta, perché il Lecce sarà una squadra che secondo me ha grosse possibilità di salvarsi, ma le partite che il Lecce deve vincere, le partite dove è fondamentale che il Lecce faccia punti, non sono queste qua. Però comunque già pareggiare con il Torino al debutto, non ha pareggiato il Torino, ha pareggiato con l'Inter, con il Genoa, perdonatemi, al debutto poteva essere in qualche modo un problema. Però vabbè, ci passiamo sopra. Non fare i 3 punti nemmeno in casa contro il Lecce, dal mio punto di vista, avrebbe significato per l'Inter perdere un po' di terreno. Poi domani faremo, perdere anche, diciamo, perdonatemi se ripeto il discorso, anche un po' di credibilità. Ecco, forse questo, forse la credibilità è ancora più importante del terreno di cui prima parlavamo. Vi dicevo, poi domani alle 10:30, tutti i giorni un video su questo canale, alle 10:30, 10:30, 10:30 faremo le pagelle dell'Inter e del Milan, perché ci tengo particolarmente, però ci tengo soprattutto in questo video a sottolinearvi il fatto che l'Inter, almeno a me, quest'oggi mi sia sembrata esattamente quella dello scorso anno. Cioè un Inter che gioca a pallone, un Inter che va in verticale, un Inter che ha la voglia, la cattiveria, la bravura, ma anche l'intensità di non farti vedere palla e di non avere mai, di non dare mai la sensazione che effettivamente la partita prima o poi la potesse perdere. Io, vedendo la partita dell'Inter, non ho mai avuto la percezione che l'Inter potesse perdere la partita, che l'Inter potesse perdere dei punti per strada. Il Lecce non è stato praticamente mai pericoloso finché l'Inter non l'ha effettivamente chiusa. E ripensando anche indietro, io veramente pensavo, se la partita resta in bilico 1-0, perché fino poi al calcio di rigore la partita era rimasta in bilico sotto il punto di vista del risultato, sicuramente non sotto il punto di vista del gioco. Pensavo proprio, possono già altri 3 o 4 giorni, ma il Lecce il gol non glielo fa mai. Cioè, le uniche occasioni che il Lecce creava erano quelle in cui magari so, Banda si buttava in avanti, calciava verso Sommer, la palla che finiva fuori dallo specchio, magari di poco, qualche occasione così, però erano davvero contate le occasioni del Lecce. Ma non perché il Lecce sia scarso, magari anche il Lecce non è minimamente a livello dell'Inter, ma soprattutto perché l'Inter sembra essere tornata a quella dello scorso anno, un'Inter cinica, un'Inter cattiva, ma soprattutto, e questo per me potrebbe essere un aspetto fondamentale nella costruzione road to vittoria eventuale di uno scudetto bis, è un'Inter pragmatica, cioè un'Inter che non va di corsa, che non va di fretta, che non c'è niente da correre per quanto riguarda l'Inter. L'Inter guarda quello che c'è, l'Inter guarda la partita com'è, l'Inter si studia la sua avversaria e da lì si muove, da lì capisce come muoversi, da lì capisce che cosa fare, da lì capisce se affrontare la partita in modo verticale, se aspettare, se farla in modo un po' più attendista, però con il concept, che è quello poi con cui l'Inter parte nell'affrontare una gara, di dire sempre io me la gioco per vincerla. Cioè non vedrete mai un Inter che aspetta, cioè anche l'Inter attendista è un Inter che attende per studiare la partita, una volta capito come arginare la difesa, l'Inter va avanti. Quindi il concetto di Inter attendista non lo vedrete praticamente mai. Inzaghi, e non so se questa sarà la prima di una lunga di un lungo periodo di volte in cui di una lunga serie di volte in cui lo diremo, Inzaghi è in un momento in cui
ha costruito una squadra che vince e vince a spasso. Cioè, Inzaghi ha costruito una squadra che è fenomenale. Oggi non c'erano novità rispetto allo scorso anno nell'undici titolare, se non Taremi, però Taremi è un colpo funzionale. Quando io mi lamento, e spesso succede, del mercato della Roma, o magari parlo di altri mercati, tipo di squadre come la Juve che sta comprando adesso, no? C'è un po' di singhiozzo. Quello che dico sempre è: l'errore più grande è essere arrivati al 23, 24, oggi è 24, credo, d'agosto, e la Juve fa ancora due acquisti sulle fasce. Alla Roma manca il terzino, manca un difensore centrale. Perché? Perché se tu gli acquisti li fai per tempo, i giocatori fanno in tempo ad arrivare alla prima di campionato, alla seconda di campionato, che sono pronti. Ora, Taremi è arrivato il 1° di luglio, il 30 giugno, che ha scaduto il contratto. Però Taremi, comunque, tra l'altro, sa di essere giocatore dell'Inter da gennaio. Cioè, Taremi e Zielinski lo sapevano già. Al netto dei problemi di Zielinski, vabbè, Taremi ha fatto tutto il precampionato, che tra l'altro neanche è partito perché c'erano Europei e Coppa America. Se non sbaglio, non c'erano altri, ora non lo so, ma l'Iran non credo abbia fatto competizioni continentali, quindi lui ha giocato tutto il precampionato, proprio tutto dall'inizio fino alla fine con Inzaghi, ed è arrivato formato Inzaghi. Lui ha giocato tutti gli amichevoli da titolare con l'Inter e tutte le partite le ha giocate entrando negli schemi di Inzaghi. Ad oggi, guardandolo giocare, a parte che a me Taremi sembra proprio tanto in forma, ma proprio tanto 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 in forma, lo vedo e mi sembra proprio tanto in forma. Però al di là di questo, mi sembra proprio come se giocasse nell'Inter da sempre. Cioè, oggi quando ho spulciato la rosa titolare, subito ho pensato: beh, non ci stanno delle novità rispetto allo scorso anno. Poi ho detto: aspetta un attimo, Taremi lo scorso anno non c'era. Eppure, proprio perché è lì da 3 mesi ed è lì attivamente da 3 mesi, mi sembra un giocatore che è lì da sempre. Ecco, questa è la percezione che ho avuto io di Taremi. Questa è l'idea che mi sono fatto io di Taremi, che è funzionale, perché tu arrivi ad avere un gruppo squadra. L'Inter non ha fatto grandi movimenti, ma non ha venduto nemmeno nessuno, e i giocatori che ha mosso sono giocatori che sanno di dover giocare nell'Inter da diverso tempo, da tanto tempo. Oppure magari il secondo portiere, il ragazzino che ha preso, ieri ha preso un altro calciatore, ha fatto un video, ma non era molto in hype, quindi è rimasto un po' lì nel sottobosco. Però al di là di questo, ci teneva a farlo Tomas Palacios, no? Però l'Inter o ha preso delle giovani speranze, quindi vabbè, ci sta, le vediamo, le valutiamo, eccetera, oppure ha costruito questa squadra che è un gruppo compatto, che fa dei passi in avanti, ma che non smantella, che era un po' quello che vi dicevo del Bologna, no? Quest'anno io fossi stato nel Bologna, avrei detto: ne parte uno, oppure al massimo ne partono due. Chi partono? Avrei tenuto Thiago Motta. È chiaro poi che Thiago Motta avrà chiesto la cessione, alla che gli vuoi fare, non è che puoi prenderlo, costringerlo e legarlo alla porta. Però io avrei provato a tenere Thiago Motta, avrei provato al massimo a far partire Zirkzee e Calafiori, sostituendoli magari con, vi faccio un esempio, Dobbik e Buongiorno, per dire, e va bene così, e sarei rimasto lì. Cioè, questo è un modus operandi. Magari Dobbik no, perché è più grande di Zirkzee, va bene, Jonathan David costa tanto, ma insomma è in scadenza, con 40 milioni lo prendevi, secondo me 30-35 anche, a dir la verità. E comunque tu da Zirkzee hai fatto più o meno quella cifra lì. Voleva andare via, ma rimani competitivo. Stessa storia, come ho detto, per Buongiorno, l'hanno pagato una trentina di milioni, con Calafiori ce ne hai fatti 50. Quindi è proprio un processo lineare, no? Ecco, questo è quello che diceva il Bologna, questo è quello che sta facendo l'Inter, che magari al Milan un pochino è mancato. La Juventus sta ricostruendo da capo, la Roma spesso non lo fa e mi fa incazzare. Questo è quello che sta facendo l'Inter, e per me è molto intelligente quello che sta facendo l'Inter. Detto questo, Darmian, è giusto. Allora, io non dico che questa è l'apertura della partita dell'Inter, del campionato dell'Inter, perché non è così, però l'ho visto un po' come se fosse la prima, cioè, ecco, è la prima a San Siro, questo sicuramente, no? E quindi l'ho vista un po' come la grande apertura, ed è giusto che a San Siro apra Darmian. Darmian è proprio la figura del giocatore che è proprio un operaio, no? È uno di quei giocatori che non chiede mai, che gioca quando gli viene detto di giocare senza lamentarsi mai, che ha fatto un sacco di gavette, adesso è lì, che sa fare il braccetto, sa fare il terzino, sa fare l'esterno, sa fare un po' tutto. Cioè, quello che gli dici di fare, e lo puoi mettere sia a destra che a sinistra. Sta bene principalmente a destra, ma lo puoi mettere sia a destra che a sinistra. Ecco, questo modo di fare di Darmian
per quanto mi riguarda, lo ha portato ad essere il calciatore che è oggi, cioè il calciatore super utile che, se si pensa a un giocatore che serve, si pensa sempre e soltanto a Darmian. Ed è so contento che comunque la prima San Siro la sblocchi lui, sto sudando come un maialino. Sono contento che il campionato dell'Inter a San Siro lo apra lui, e lo apre tra l'altro al termine dell'azione pirotecnica in cui no, calcio d'angolo in realtà, palla dentro, deviata, colpo di testa, contro colpo di testa di Darmian, con la palla che si infila, anche lì tanta caparbietà, tanto inserimento, ed è il gol del vantaggio. La partita poi effettivamente a livello numerico, a livello anche di possibilità di un contropiede, un qualcosa che potrebbe accadere, si chiude quando c'è il calcio di rigore per l'Inter, secondo me è giusto, perché credo sia Mario Gaspar quello là che va in contatto con Thuram. È vero che si strattonano entrambi, è vero che tra loro c'è un minimo parapiglia, però se nella tua area di rigore lo stai tenendo, lo porti giù. Poi sicuramente Taremi è intelligente nel lasciarsi cadere, nel portarlo giù con sé, è anche mestiere quello. Però il contatto c'è, secondo me Mario Gaspar sbaglia dal momento in cui si autostrattonano, perché se lui si fosse stato strattonato e non avesse strattonato, al VAR il rigore gliel'avrebbero tolto. Dal momento in cui strattona uno e strattona l'altro e tu lo porti giù, passi dalla parte del torto, dal dischetto va a Calhanoglu, che quest'anno farà 180 gol dal dischetto, perché l'Inter c'ha un sacco di calciatori che si inseriscono in area. Anche questa cosa, no? Ho visto subito Marotta League, quello e quell'altro. Il problema non è la Marotta League, ragazzi, il problema è che l'Inter gioca tanto in area di rigore. Se voi vedete quanto, vedete l'hitmap dell'Inter, vedrete che molti palloni transitano dall'area di rigore avversaria. È normale che se tu produci, ed è quello che dicevo ai tempi della Roma di Spalletti, no? Se tu produci in una partita 30 occasioni, e di quelle 30 occasioni 15-16 in area di rigore, è molto probabile che un fallo su 15 azioni arrivi in area di rigore, e che quindi ti diano il calcio di rigore. Oggi, tante volte, i giocatori del Lecce sono dovuti stare attenti a non far fallo sui giocatori dell'Inter in area, perché si trovano molto spesso in condizione di essere in area ed essere pericolosi, perché il gioco di Inzaghi è costante, boom, 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 è come un martello pneumatico che batte, quindi tu sei costretto a dover stare attento, a dover prendere delle contromisure, ma nel contempo sai benissimo che se non fai fallo magari ti fanno gol, se fai fallo è rigore. E succederà molto spesso, secondo me. Poi per me il rigore è netto, c'è una blusegna, c'è poco da fare. L'Inter vince, vince e convince. L'Inter oggi è bella, l'Inter mi piace, l'Inter merita i miei complimenti. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani ore 10:30 con le pagelle, poi dopo alle 12 circa dovrebbe uscire il Sick Parade, e poi la sera c'è partita alle 18:30, poi live reaction della Roma, e poi il post partita della Roma di domani, giornata molto carica di video su YouTube. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, mi raccomando, qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio tantissimo, mi piace, buon ciao all'Allende come sempre, ci vediamo al prossimo video!